gamer io sono chris e anche questa sera siamo qui insieme per una diretta riepilogativa di questa ricchissima settimana videoludica lo sapete il perché del ricchissimo ma ve lo spiegheremo sempre nel dettaglio dopo questa sera non siamo qui soltanto per effettuare un riepilogo della settimana ma anche per effettuare un unboxing di un kit per nintendo switch che quando l'abbiamo visto in settimana ci è piaciuto veramente tanto prima di iniziare con l'unboxing io vorrei come sempre salutare prima di tutto francesco tinaglia del gruppo nintendo Nintendo Switch Gruppo Italiano, perché in settimana è stato veramente attivo, presente per la pagina. Io sono molto felice che ci sia stata questa interazione tra di noi, anzi, lo ringrazio e lo saluto un milione di volte, grazie mille. Io ringrazio anche Sid della pagina Siddhartha Nintendo perché vi ricordo tra una settimana tra le 9 e le nove e mezza andrà in onda eh, una nostra diretta, o meglio una diretta di Sid sulla sua pagina speciale con noi come eh, oggetto di presentazione. Comunque, ragazzi, ehm, peraltro, eh, io vi darò maggiori informazioni per quanto riguarda questa diretta in settimana. Ecco. Interrompo un secondo perché è molto gentile, ci scrive Gianluca Antioco, finalmente 19.30, ciao dallo zio Raki, ciao anche a te. Ciao ciao Gianlu, grazie mille per essere qui presente, proprio il primissimo questa sera, ecco questa sera sarà una puntata un po' corposa. Ma non offendiamo Simone perché già in diretta. Ah, ciao Simo, prima in due diretta. allora. No, prima e primo. Ciao, ciao Simo, Simone. grazie anche a te di essere presente questa sera. Appunto come vi stavo dicendo, maggiori informazioni per quanto eh, riguarda la... Di venerdì prossimo 9, 9 e mezza vi verranno fornite durante la settimana eh, tra noi tra la pagina di Stiddart Nintendo che nuovamente ringraziamo. E io partirei subito con l'unboxing, perché, come vi dicevo, è una puntata veramente ricchissima! Quella di questa sera. Ci sarà forse anche un po' una discussione in merito a quanto presentato questa settimana. Comunque, da parte nostra vogliamo presentarvi il kit di The Elder Scrolls 5 Skyrim, ovvero l'accessory set. Praticamente contiene tutti gli accessori di base per Nintendo Switch la nostra Nintendo Switch attenzione è un prodotto anche licenziato Nintendo prodotto da Ori vedete bellissimo anche come al solito eh, questa eh, analoga funzione da parte delle scatole proprio eh, Nintendo Switch le scatole Nintendo di appunto riportare anche sui lati una prima preview di quello che contiene all'interno ecco veramente molto bella possiamo vedere che contiene all'interno un porta console un vetro che non vi so se è proprio un vetro temperato, comunque chiamiamolo antisfondamento per quanto riguarda la console, una pezzetta litografata Skyrim e poi anche la cosa che veramente più mi ha appassionato è stato il Joy-Con Grip, perché ragazzi, è veramente molto carino, guardatelo che bello, veramente è bellissimo, anzi adesso possibilmente se riesco ve lo faccio vedere anche completamente montato, praticamente con il simbolo di Skyrim, la scritta, veramente molto bello, si può anche aprire perché il montaggio non è così complesso come sembra. Perché magari uno lo guarda e dice: Cavolo, ma come faccio a montarli? Guardate, è veramente semplicissimo. Voi lo aprite qui sotto. E semplicemente prendete i vostri Joy-Con, possibilmente neri, perché così fate una bella tinta unita. Li inserite all'interno, così, veramente l'alloggio è veramente eh, speciale per la collocazione, perché stanno dentro veramente bene. Richiudete e avete pronto: guardate che bello anche, si illumina, potete vedere: avete pronto il vostro Joy-Con Grip, proprio griffato Skyrim. Quindi credo che questo sia stato il prodotto all'interno che mi ha dato la possibilità, o meglio, mi ha proprio invogliata all'acquisto ed è veramente bellissimo infatti come potete vedere abbiamo anche messo qui il nostro Skyrim per Nintendo Switch che per noi è stato uno di quei titoli rivelazione dell'anno 2017 comunque torniamo al nostro unboxing perché all'interno abbiamo anche come vi dicevo una custodia porta a Nintendo Switch eccola qui ecco ad oggi rimane per me la migliore sempre quella di Super Mario Odyssey con il supporto Supporto, scusate, interno per Nintendo Switch, però questa con sopra la figura di eh, Skyrim, il simbolo tipico di Skyrim, io la trovo veramente carina. Ecco, in verità, fa più da, da borsetta. Eccolo qui il vetro interno con la pezzetta, guardate che bella anche la pezzettina interna proprio a tema, ecco spero che non sia traslucida come, come eh, visione, però ad ogni modo potete vedere un po' fatta a borsettina questa porta Nintendo Switch, veramente molto bella, altri contenuti non ne abbiamo, ma la scatola già di per sé vale la pena perché è veramente bellissima, quindi riposizioniamo tutto qui ragazzi, intanto che sistemo colgo l'occasione anche per dirvi che se ci sono problemi tecnici nell'audio segnalatecelo, perché questa sera stiamo facendo un esperimento completamente nuovo con qualcosa di un pochino più professionale, quindi se riscontrate problemi con l'audio in generale segnalatecelo senza alcun problema, qualsiasi cosa, qualsiasi commento è sempre ben accetto da noi, ricordatevelo. Comunque partiamo subito con il riepilogo delle notizie della settimana perché prima di tutto io lo so che tutti state attendendo questa notizia perché ne han parlato veramente tutti, il Corriere Online, Rai News... Tra un po' lo vedremo anche come pubblicità sulle maggiori reti televisive si parla di Nintendo Labo ma non ora perché vogliamo tenere il tutto con una discussione alla fine. Perché mh, veramente eh, Nintendo Labo appunto è stata un po' eh, un'innovazione, ma mh, vogliamo tenere tutto sul fondo perché eh, veramente c'è tanto da dire in merito anche da parte nostra. Quindi partiamo e incominciamo subito con Dissidia Final Fantasy NT. Perché è disponibile la open beta dal 12 di gennaio. In verità, eh, appunto, eh, una volta scaricato il tutto, ci sono state e ci sono ancora perché questa è l'ultima tranche di date. Delle sessioni disponibili da poter fare. La prima era la sessione dal 12 di gennaio al 15 di gennaio, dalle ore 15 alle ore 22 del giorno dopo. Dal 15 gennaio alle ore 23, al 18 gennaio alle ore 22. E dal 18 gennaio da ieri alle ore 23, fino al 21 gennaio, ovvero domenica alle ore 22. C'è stato un roster continuo di cambiamento di ho visto in settimana un continuo pubblicare di aggiornamenti in merito. Piace molto questa open beta perché ho visto anche dei commenti molto positivi. D'altronde il gioco è molto atteso per il 30 di gennaio. Però, comunque, ragazzi vorremmo anche ricordarvi che comunque è venduta anche una corposa Ultimate Collector Edition per quanto riguarda Dissidia Final Fantasy NT, che contiene il busto del guerriero della luce, che è sicuramente è il pezzo migliore. Poi abbiamo una colonna sonora originale di 15 brani, un artbook di 84 pagine, quindi abbastanza corposo, delle versioni speciali, speciale di alcune carte di Final Fantasy Trading Card Game, che è quello che potete anche trovare nelle scatolette all'interno dei vari GameStop, e il Season Pass che darà accesso a sei nuovi personaggi giocabili e dei contenuti che verranno poi svelati dopo il lancio. Parlando invece sempre di Collector Edition, si parla anche della Collector di YS8, Lacrimosa of Dana, perché come ben sapete vi abbiamo già parlato dell'uscita dell di Lacrimosa of Dana anche per Nintendo Switch, Nis America ha annunciato una Collector che momentaneamente è unicamente prenotabile sul sito, sullo store dedicato e attenzione soltanto per il momento attenzione esclusiva America, però credo che ci sia la possibilità anche di farla arrivare in Europa, eh, mi interesserò in merito ragazzi. Comunque, vediamo un po' i dettagli insieme di che cosa è contenuto. Intanto la copia fisica del gioco, ovviamente. Poi abbiamo un libro che ha il titolo particolare, ma ovviamente è legato al gioco, con copertina rigida dal titolo The Codex of Adol Christin, Periplus of the Goethe Sea Writing Materials. Veramente lunghissimo. Comunque il nostro libro contenuto all'interno, un artbook con copertina flessibile, la colonna sonora ufficiale del gioco, e attenzione: secondo me, è un altro pezzo forte. È la riproduzione come tagliacarte della Misteltain. Praticamente la spada che si vede all'interno del gioco. Qui di seguito poi noi vi riportavamo sulla notizia il link perché comunque sono ad un prezzo disponibile di 99,99 99 dollari, sono circa 83 euro, ecco se c'è la possibilità di importarla dall'America ovviamente dovete aggiungerci poi anche costi di spedizione e costi di importazione, però per il momento è unicamente disponibile sul sito di Nice America Store. Se ci saranno ulteriori dettagli come sempre ve li riporteremo in pagina. Si torna sempre a parlare di Nintendo Switch, ma con uno dei titoli che ha venduto di più e che è stata la rivelazione del 2017, ovvero Splatoon 2. Intanto perché l'ultimo Splatfest ha, ha visto una mia sconfitta totale. Io non credevo che il team Action avrebbe perso. Ha vinto il team Comedy e sinceramente non so ancora oggi come ha fatto. Però, ragazzi, complimenti perché vi siete aggiudicati non la vincita delle scelte, però comunque la vincita delle lotte Mischie Mollusche in singolo e Mischie Mollusche in in compagnia, diciamo. Comunque eh, per quanto riguarda sempre Splatoon abbiamo anche degli aggiornamenti perché arriva la patch 2.2.0 ovvero vengono apportate molte migliorie leggevo anche nello specifico riguardo ad alcuni scenari prima di tutto al museo paleontologico che è stato l'ultimo scenario aggiunto che io ho potuto veramente sperimentare soltanto durante l'ultimo Splatfest ovvero praticamente inizialmente eh, veniva causata una sparizione anche per quanto riguarda delle altre Venivano lanciate queste appicci bombe, sparivano senza esplodere, e praticamente ci sono delle migliorie legate anche al sistema dell'illuminazione interna per quanto riguarda le mischie mollusche e il nostro scenario. Inoltre, viene eliminato un bug importante che prevedeva eh, la perdita assoluta della salmon run se qualcuno si disconnetteva tra uno stage e l'altro. Quindi, comunque, questo ben venga anche perché le salmo non sono esattamente semplici e inoltre è anche stato risolto un problema dove praticamente sembrava galleggiasse, così dicono, il pavimento all'interno dello scenario del magazzino. Inoltre, vabbè, sono state apportate delle modifiche alle armi, come sempre c'è chi è più contento, c'è chi è meno contento, perché come sapete con questi aggiornamenti cercano di calibrare ogni arma eh, che viene fatta uscire. Anzi, vi dico che domani ci sarà una nuova arma disponibile, come ogni sabato e ogni weekend, o quasi. Vi apporterò maggiori notizie successivamente con un post dedicato sempre in pagina e vi metterò anche le relative armi speciali e eh, arma secondaria. Sempre parlando di Switch si passa ad un titolo che mi lascia ancora un po' perplessa perché so che in settimana molti di voi eh, ne hanno parlato tanto anche sui blog perché comunque alcuni lo attendono veramente tanto, si parla di Super Canyon Magic Zero. O Super Kane, dipende come lo volete pronunciare. Arriva anche su Nintendo Switch quel gioco che comunque ha fatto il successo di Studio Evil assieme al, al noto fumettista ISO. Quindi, praticamente, marca italiana, se possiamo così dire. Non è più soltanto su PC Xbox One, arriva anche su Nintendo Switch nella seconda parte del tri secondo trimestre del 2018. Comunque è un action RGP dove praticamente voi potete correre qui e là, eh, mangiare, raccogliere qualsiasi cosa, vengono generati dei dungeon proceduralmente, quindi praticamente vi troverete sempre dei dungeon ogni volta diversi e comunque il prezzo non si sa ancora, si sa che dovrebbe aggirarsi speriamo attorno alle 19,99 euro, però ragazzi so che molti di voi lo attendono, anche qui quando avremo maggiori notizie ve le daremo senza ombra di dubbio per il nostro amato Super Cane Magic Z. Zero. Si parla poi ancora una volta del titolo che è stato il Goti del 2017, perché si parla di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Praticamente è stata svelata una nuova guida più completa, che contiene circa 512 pagine. Quindi è veramente corposa. L'ho anche vista eh, proprio presentata su Amazon.com. È veramente molto bella, perché intanto la copertina ritrae praticamente quella che era l'artwork simbolo eh, del Season Pass, del DLC di The Legend of Zelda, sia la prova della spada. Che la Ballata dei Campioni. Ma oltre a contenere tutti i passaggi della trama della storia principale e di tutte le missioni principali che dobbiamo fare, contiene appunto anche la soluzione per i due DLC del Season Pass. La data di uscita è prevista per il 13 di febbraio, però anche qui non è stata ancora annunciata purtroppo per l'Europa. Eh, è disponibile su amazon.com, non in italiano, a differenza della precedente eh, guida che purtroppo è andata esaurita. Anzi, in giornato ho anche risposto ad un ragazzo che cercava appunto una guida che purtroppo, come vi dicevo ad oggi, non è più disponibile. Appunto dicendovi, e lo ripeto a tutti, che malgrado al momento non è disponibile questa nuova versione, potrebbe diventarlo in seguito e vi terremo aggiornati in merito perché è veramente molto bella da avere in una collezione. Anche perché io, come scrivevo nel mio piccolo... Commento sul post: direi che segna un po' l'anno 1 di Breath of the Wild, anche se non ci saranno altri DLC come ben sapete né per aggiornamenti vari né sulla trama principale. Stando invece alle dichiarazioni del signor Kimishima per Nintendo Switch, praticamente questo sarà un anno cruciale. Ecco, sicuramente rileggendo questo post e rielaborandolo in questo momento si può dire che forse qualche cosa potevamo già prevederlo da questa dichiarazione, perché lui parlava di questo 2018 come un secondo anno molto importante di Nintendo Switch perché vorrebbero unificare tutto il proprio target soltanto e unicamente su Nintendo Switch. Perché, come ben sapete, attualmente ci sono due console ammiraglie per quanto riguarda Nintendo Nintendo Switch e Nintendo 3DS. Che nulla a togliere a Nintendo 3DS ma noi vorremmo unificare tutto il pubblico unicamente su una console sola, ovvero su Nintendo Switch. Ecco, molti di voi ora adesso staranno dicendo: "Eh, forse ci sono anche finalmente riusciti con questa novità del Nintendo Labo". Ecco, in verità eh, non è soltanto quello, ci sono molti altri titoli che devono uscire per la nostra amata Nintendo Switch e appunto, io credo che il fine di Kimishima, oltre a quello del Nintendo Labo, fosse anche di farci sapere che questo 2018, oltre ai titoli annunciati durante il Direct Mini, sarà anche un calderone di titoli e di novità che noi speriamo che al più presto vengano annunciati non soltanto con un review al trailer ma con dei trailer veri e propri e magari anche con un periodo temporale di uscita. Comunque passiamo anche alla concorrenza perché è importante anche parlare della concorrenza avversaria. Si parla di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro perché sono aperte le iscrizioni alla beta del firmware 5.50. Ecco, in settimana, ragazzi, io mi ricordo che il primo periodo temporale del 5.0 per le iscrizioni fu più o meno poco prima delle vacanze. Quindi, ragazzi, non è passato tutto questo tempo. Metà anno si può dire, però, ad ogni modo sono aperte le iscrizioni dal 15 di gennaio. Si parte ovviamente dal Giappone, poi mano a mano si verrà contattati sempre più avanti, sempre più in là, Europa ed America, è necessario avere ed essere iscritti al PlayStation Plus e avere il PlayStation Now attivo. Quindi comunque ragazzi, se siete tra, tra i fortunati che proveranno in anteprimissima questo 5.50, dateci dei pareri ovunque ci stiate guardando e fateci un po' sapere cosa ne pensate in generale di questi aggiornamenti per PlayStation e PlayStation 4 Pro. Non Parliamo solo di Switch, ragazzi. Perché anche PlayStation e Xbox One sono importanti, o comunque Xbox in generale. Però torniamo sempre sul mercato Sony, perché in settimana abbiamo fatto uscire una notizia che comunque ha voluto un po' rievocare quella che doveva essere una gloria portatile di Sony, ovvero PlayStation Vita. Perché come ben sapete PlayStation Vita purtroppo è stata sempre un po' bistrattata, molti di voi so che magari l'hanno messa lì sullo scaffale, la guardano e dicono però che bella console che poteva essere. Non disperate perché dovrebbero, anzi sono certa, usciranno quattro titoli che vi piaceranno e potranno fare di nuovo la gloria di questa console un po' messa da parte. Nello specifico il 18 gennaio ieri è uscito Digimon Story Cyber Sliw, Hackers Memory, però attenzione perché questa è stata soltanto sul territorio giapponese. Credo ci sia la possibilità anche di poterlo importare, ma ragazzi da noi è unicamente disponibile su PlayStation 4. Il 9 febbraio uscirà Undernight in birth Ex Latest, il 16 di febbraio 2018 uscirà The Longest 5 Minutes e il 23 marzo Penny Punching Princess, anche se comunque so che il 23 marzo sicuramente, per altri motivi che vi dirò, sarete eh, già focalizzati su altri titoli. Perché il 23 marzo, appunto, usciranno intanto Nino Kuni 2, finalmente, che era stato rimandato per PlayStation 4, e anche eh, Detective Pikachu. Ma di questo ne parleremo dopo. Comunque tornando sempre per quanto riguarda il mercato in generale però questa volta di Sony, Microsoft e anche Steam si parla di Assassin's Creed Origin perché è disponibile da questa settimana la patch 1.2 che appunto apre le porte a The Hidden Ones, ovvero il, il primo DLC ufficiale, chiamiamolo così, per Assassin's Creed, gli occulti. Praticamente oltre ad apportare tutta una serie di modifiche per il gioco eh, risolve alcuni problemi tecnici che si erano riscontrati su Windows 7, anche se comunque il DLC gli occulti. Aiaiai, ai ai, non ha avuto un inizio molto felice, perché vi abbiamo recentemente pubblicato la notizia che Microsoft e Ubisoft hanno erroneamente fatto uscire su Xbox One la possibilità di scaricare eh, il primo DLC gli occulti. Ufficialmente dovrebbe uscire il 23 di gennaio, però molti fortunati possessori del Season Pass, piuttosto che coloro che hanno avuto la possibilità di acquistare la parte, si può dire che su Xbox One probabilmente l'avranno anche già finito questo DLC. Quindi... Quindi ci sono spoiler dietro l'angolo, ragazzi. State attenti a non incappare in spoiler o eventuali altri video su YouTube. Comunque, per i fortunati di Xbox One è disponibile. Non si è espressa Ubisoft in merito. Ad ogni modo, è stato un bello scivolone per il primo DLC. Invece, per gli altri, sarà disponibile, ripeto, dal 23 di gennaio. Si parla ancora di PC perché in settimana è uscita la gradita notizia che Final Fantasy XV, la Windows Edition ma non solo, anche la Royal Edition saranno disponibili a partire dal 6 marzo 2018 e per la Windows Edition abbiamo tutta una serie di requisiti veramente molto regali parlando proprio di Final Fantasy XV. Io vi riporto in questo momento unicamente quelli dedicati al 4K, però se andate sul post dedicato sulla nostra pagina ci sono anche tutti gli altri requisiti che vi abbiamo Preziosamente riportato, io per prima avevo fatto tempo addietro una notizia veramente molto lunga dedicata solo ai requisiti, però vediamoli un po' nello specifico. Allora, intanto si parla di un sistema operativo, un Windows 10, un 64 bit Fall Creators, una CPU Intel Core i 7 da 3,6 GHz, oppure AMD. Eh, AMD, attenzione, Ryzen 1600X, sempre 3,6 GHz sempre per il 4K, per il 4K pa, specifichiamolo come l'abbiamo detto prima per gli altri ci vuole un po' meno ovviamente, per vabbè, te. noi diamo i requisiti maggiori per la migliore esperienza di gioco perché sarebbe ufficialmente, io ho la possibilità di provarlo, sarebbe ufficialmente il mio primissimo gioco giocato in 4K quindi sono tutta un'emozione comunque, torniamo, la GPU un Nvidia GeForce GTX 1080T la RAM Sussiste un bel 16 GB e attenzione, lo spazio libero su disco richiede che compriate un hard disk. No, sto scherzando, in verità sono 155 GB. Sono sostanziosi perché ne serviranno magari anche di più eventualmente per altri contenuti, però ragazzi, ne vale la pena perché comunque giocate con un gioco in una grafica veramente eccelsa. Comunque il Joypad è supportato, ma non è necessario per giocare e attendiamo ulteriori informazioni ricordando che è, sarà disponibile su eh, steam eh, e appunto attendiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda l'uscita tenendo conto che invece per la Royal Edition io vi ricordo come vi ricordavo già una settimana fa che segnerà un po' l'anno 1 per quanto riguarda Final Fantasy XV perché sarà un'edizione completa per PlayStation 4 e Xbox One contenente tutti i DLC, miglioramenti e gli eventi che abbiamo visto fino ad oggi eh, appunto sul gioco originale il disco in se stesso, questa è una piccola chicca che vi dico perché ho letto in settimana non conterrà già tutti i miglioramenti installati sul disco dovrete semplicemente immettere il disco e effettuare gli aggiornamenti che vi verranno dati quindi ci vorrà tipo due giorni, attenzione, buona fortuna eh, però ad ogni modo eh, il, lo spazio su disco rimane invariato quindi la matrice originale del gioco anche nella Royal Edition è quella tutto il resto ve lo dovrete poi scaricare con un download a parte sempre parlando di Final Fantasy XV e della Royal Edition nello specifico la colonna sonora che sentite nel trailer è stata composta da eh, Lady Shimomura, ecco io ho voluto riportarlo perché è stata una chicca molto carina, Yoko Shimomura appunto ha composto la colonna sonora che sentiamo per il trailer della Royal Edition e attenzione perché sarà disponibile nel secondo pacco eh, di CD, eh, praticamente nella seconda uscita dei CD che conterranno a loro volta non solo questo brano dedicato alla Royal Edition e alla sua uscita ma anche tutti i brani usciti fino ad oggi sugli Episodi per il Season Pass, quindi, comunque, ragazzi, se siete intenzionati ad acquistarlo, credo che anche questa, eh, questo CD sarà disponibile a partire dal 6 marzo. Comunque eh, si parla sempre per intenditori, collezionismo e acquisti, perché passiamo a Metroid Samus Returns, la pregiatissima Legacy Collector Limited, l'edizione praticamente da collezione per New Nintendo 3DS. Come ben sapete è andata praticamente a ruba subito, infatti eh, appena noi avevamo avuto la possibilità di mettervi un link per la prenotazione l'abbiamo fatto, ma praticamente è stata bruciata nel giro direi anche meno, forse, di mezza giornata. Comunque, ragazzi, il pack. Vi ricordo che contiene l'Old Style Steelbook, praticamente vedete proprio fatto nel formato molto retro, il codice di un download per Nintendo 3DS. Credo che sia per il tema. Metroid 2, ah, appunto il tema Metroid 2 Return of Samus, o forse anche il minigioco, ragazzi. Commentatemi e ditemi se avete questa collezione cos'era contenuto nello specifico, perché mi interessano sempre queste collector. La spilletta Gold, il portachiavi in 3D della Morphosfera, l'artbook di 40 pagine. il Archive e il gioco ovviamente perché abbiamo fatto questa notizia? Perché in settimana si è resa disponibile al prezzo di 129,90 euro più circa 6 euro di spedizione da Amazon perché non era venduto e spedito direttamente da Amazon ma da un venditore di terze parti. Dico era perché molto probabilmente sarà già stata venduta. Ancora, ah c'è ancora mi dicono c'è ancora, ancora. Sono due copie ancora. A quanto pare, anche se so che il prezzo non è molto appetibile, perché molti me l'hanno fatto notare: è vero 129,90 rispetto agli originari, quasi 80 euro. Si può dire che sia una sproporzione, però, ragazzi, anch'io a volte ho fatto queste scelte, magari arrivando tardi, non riuscendo ad acquistare una collector che veramente volete. Si è magari anche disposti a tirar fuori qualcosina in più, anche se vi ricordo che non è giusto venderli sovrapprezzati. Perché tutti devono avere la possibilità di mettere mano al gioco che più amano. Comunque, eh, discussione a parte in merito, si parla di Commodore 64 Mini perché finalmente è arrivata l'ora. Ufficialmente l'uscita è il 30 marzo del 2018, praticamente il prezzo è fissato per 79,99 euro 80 praticamente passatemi il centesimo, conterrà classici giochi degli anni 80, quali ve ne leggo alcuni California Games, eh, Rana Nama, eh, Speedball 2, Brutal Deluxe, Spindizzi, Summer Games 2, Thing Bounces Back, veramente tantissimi giochi che comunque hanno fatto l'epoca del retro gaming perché ormai possiamo chiamarlo del retro gaming vero e proprio, incluso nella confezione troveremo oltre la console un joystick classico, il cavo HDMI e il cavo USB per l'alimentazione, eh, anzi no attenzione perché mi scrivono subito sotto che purtroppo ci hanno abituato che è venduto a parte. Ragazzi, io vi ho dato un minuto di speranza. Calma, non ah, ok. Però io vi ho dato un secondo di speranza, ma purtroppo è andata già persa. Comunque, vi ripeto: la data nello specifico è prevista per il 30 marzo del 2018 le prenotazioni sono aperte. Speriamo che ci siano tante quantità quante ce ne sono state per lo SNES Mini, appunto. Comunque si parla in questo momento di una versione molto speciale di un'altra console un pochino, anzi un po' tanto moderna, ovvero la PlayStation 4 Pro l'edizione Monster Hunter World Edition, che è veramente un'edizione molto pregiata, perché l'ho vista, si è fatta, veramente molto bella, esclusiva della, dei negozi della catena di GameStop, è venduta al prezzo di 479,98 euro. Ai ai ai, che colpo! Comunque ragazzi sarà disponibile dal 26 di gennaio e Conterrà la copia fisica del gioco, un DualShock 4 decorato appunto con i loghi colori tipici di Monster Hunter World. La console invece è una, un hard disk da un terabyte, però stiamo parlando di una PlayStation 4 Pro, quindi può anche valerle la pena spendere magari qualche cosina in più, anche perché è una PlayStation 4 Pro veramente molto speciale. Parlando invece di quello che vi dicevo poco fa del 23 di marzo, eh, io sono convinta che molti di voi saranno molto improntati, oltre che per Nino Cuni 2, anche sul titolo molto particolare e molto carino di Detective Pikachu. Perché in settimana si è reso anche disponibile l'amibo, che è veramente un amibo in formato XL. Ecco, se avete più o meno presente, è eh, delle dimensioni dell'amibo del guardiano di The Legend of Zelda Breath of the Wild. È stato, vi dico è stato perché mi dicono che su Amazon sono andati tutti esauriti i preordini, non sono sicuro su GameStop però è stato venduto o meno prenotabile al prezzo di 30,98 euro so che vi sembrano tanti perché vi rientrano quasi due amiibo con un prezzo del genere però ragazzi è veramente grande vi ho fatto vedere una comparazione sulla foto tra l'amiibo tradizionale di Pikachu e l'amiibo di Detective Pikachu inoltre è veramente molto simpatico e sarà legato al gioco che uscirà appunto nella medesima data ovvero il 23 di marzo Parliamo di un'altra edizione invece da collezione, perché in settimana io ringrazio a questo punto nuovamente Francesco Tinaglia e Simone Zingaro perché sono stati veramente carini e simpatici a farcela notare, si parla di God of War, la Stone Mason Edition, una collector per PlayStation 4 che però purtroppo ai, ai, ai ragazzi è esclusiva unicamente americana in questo momento, non si sa ancora però quando uscirà, se uscirà da noi speriamo di sì e che speriamo non modifichino anche i contenuti. Inclusi internamente, comunque, si parla praticamente che nella scatola, in questa Stone Mason Edition, sarà contenuta la statuetta 9 pollici di Kratos. E io chiamo Atreus, spero sia la pronuncia giusta, è, è prodotta da parte di Gentle Giant. Confezione in steelbook in edizione limitata, ovviamente, riproduzioni incise degli Ultra Brothers, litografia esclusiva, mappa in tessuto, anello stone mason, il portachiave parlante, questa sarà veramente carina, forma di testa di Mimir, e la statuetta di cavallo e la statuetta di Troll. Inoltre, sono contenuti anche dei contenuti digitali tra il tema dinamico: i Defender of the Chosen Shield, Dead Vove Armor Set, God of War, c'è anche, mi dicono, eh, un fumetto, il fumetto zero ufficialmente di Dark Horse, probabilmente sarà da, da scaricare, credo da, da vedere online. Il digital mini artbook. Tutto digitale, praticamente, anche perché, come vi ho detto prima, i contenuti fisici sono veramente corposi. Comunque, ciò che fa veramente da padrone all'interno di questa collector è quella bellissima, chiamiamola quasi. Diorama più che statuetta, di Kratos e Atreus insieme, è veramente bellissima, malgrado io eh, non abbia mai giocato alla serie, lo ammetto, ma è veramente favolosa come edizione. Ecco, credo che si aggiri intorno alle 150 euro, credo, il prezzo, anche se, ripeto, non è ancora disponibile da noi. Però il gioco, malgrado non abbia una vera e propria data di uscita, è prenotabile a 74,98 euro da GameStop. Piazzate la vostra prenotazione perché secondo me sarà un gioco veramente stratosferico. Comunque, sempre sulla disponibilità, vorremmo concludere questa sera con eh, la disponibilità, come vi dicevo anche all'inizio, dal 18 gennaio da ieri di Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Lo dico perché so che ci sono alcuni come me che sono appassionati della saga, e quindi probabilmente, vabbè, io a mia volta lo acquisterò successivamente. Comunque, ragazzi, è disponibile da ieri unicamente per PlayStation 4 perché l'edizione per PlayStation Vita, purtroppo, momentaneamente, e probabilmente lo sarà anche in futuro. È esclusiva unicamente giapponese. Comunque, io come di consueto concludo la puntata. Anzi, prima di tutto, prima di concluderla, perché io stavo già passando i saluti, ma c'è una cosa importante. Importantissima stasera, ragazzi: tutte ste notizie insieme. C'è una cosa importantissima perché voi ci avete atteso fino adesso, probabilmente. Si parla della, di ciò che è stato presentato il 17 di gennaio, e sapete già tutti di che, dove voglio andare a parare anche perché ne abbiamo parlato durante la puntata. Il grande annuncio di Nintendo che altro non è che il Nintendo Labo, avete seguito con noi quella diretta il 17 alle 23, anzi vi ringrazio per essere stati presenti perché siete stati veramente molto gentili e molto carini, ecco eh, e si è reso disponibile appunto questo sistema che eh, a parere mio unisce sia la manualità della persona, la creatività di una persona... Eh, che è la tecnologia di Nintendo Switch. Anche se io continuo ad avere qualche perplessità quando ne parlo. Comunque, io inizio a leggervi i contenuti di quelli che sono i due kit che. Oggi sono stati un po' prenotabili, un po' esauriti, un po' prenotabili, ma sono attualmente ancora prenotabili su Amazon e su GameStop. Allora, c'è il primo kit robot che appunto vedete all'interno di quel video, quella specie di meca gigante dove voi andate in giro con il jetpack sulla schiena. Che bene o male eh, costerà all'incirca 79 euro. Include 19 fogli di cartone. Da poter elaborare, cordicelle di vari colori, occhielli, fasce di stoffa e quattro fogli di cartone più spessi, oltre ad un foglio di carta lucida. Quindi è veramente corposo per costruire praticamente il vostro assetto da vero e proprio robottone. Poi abbiamo il kit numero 2, il kit assortito, a 69,99 dollari, più o meno sono 69 euro, che include 28 fogli di cartone, ovviamente perché abbiamo tutto questo kit assortito, 3 fogli lucidi, 3 fogli di spugna. Poi abbiamo cordicelle, occhielli, elastici di varie dimensioni e il tutto sarà reso disponibile sia il primo kit che il secondo a partire dal 27 di aprile del 2018, anche se dall'annuncio si parlava del 20 aprile probabilmente perché uscirà un pochino prima sul suolo giapponese. Ragazzi, io eh, da, praticamente dal, di, dal 17 mi sono espressa con diversi pareri. Non sempre tutti positivi, perché per carità la positività c'è all'interno di questa idea. Anzi, io ho letto tantissimi pareri in merito. Io ve ne vorrei leggere alcune eh, che sono state scritte da quando abbiamo fatto il post, che è stato un successone, un po' come il Nintendo Labo praticamente. Praticamente si parla eh, da parte di Simone, grazie Simone sempre per commentare. Ci scrive: Aspetterò e valuterò benissimo prima di fare un investimento del genere. È un'idea carina, ma come passatempo, nulla di più. E gli diamo in un certo senso anche ragione. Poi Andrea Suman che saluto e ringrazio ci dice troppo presto per sbilanciarsi, però mi piacerebbe eh, un cartonato stile flipper con la console in verticale, molto carina come idea, e due Joy-Con laterali che simulano i respingenti delle palline, questa sarebbe stata un'idea carina, spero che ci pensino se faranno anche una versione 2 del Nintendo Labo. Il nostro mitico Sid ci scrive, geniale per me, ma sarà il mercato a dare il responso finale, è vero, io infatti non mi sto esponendo più di tanto perché come scrivevo in un commento dedicato, al momento non avendolo ancora... Provato, mi espongo fino ad un certo livello. Milo Cavacciocchi che io ringrazio come sempre anche lui per i commenti. Dipende dalla qualità del cartone, non penso sia flosci facilmente. Effettivamente, speriamo perché dobbiamo inserire Nintendo Switch. Che sia una genialate sicuro. Se poi avrà successo, non dipende da ciò. Effettivamente, l'idea in generale è molto carina. Quindi, gli do ragione. Il cartone potrebbe essere anche più resistente di quanto sembra. Gianluca Antioco, che saluto, ciao zio Raki. Comunque, Nintendo è stata capace di mettere insieme il vecchio modo di giocare, ed è vero, con il nuovo, il vecchio in lui intendeva il meccano, eh, il traforo, eccetera. Sono stati veramente geniali. Oltretutto, per i bimbi ci dice che è veramente una bomba, ma la Switch nel cartone, che fine farà? Ecco, c'è questo parere un po' contrastante, per cui io do ragione anche a lui, eh, perché. Ragazzi l'idea è molto bella Perché unisce ciò che è La manualità di base della persona A come vi dicevo la tecnologia Di Nintendo Switch Però effettivamente noi abbiamo qualche perplessità Perché prima di tutto è vero che il cartone Potrebbe essere un pochino più resistente Di quello che noi diciamo Ovviamente non è che si spaccherà appena lo prenderemo in mano Anche se come è molto probabile Però sinceramente quando noi mettiamo Nintendo Switch lì dentro Non vi vengono un po' le palpitazioni Pensando che da un momento all'altro Nintendo potrebbe cadere O che un Joy-Con potrebbe sfidarsi noi abbiamo qualche perplessità in merito. Inoltre, malgrado sia un gioco, chiamiamolo gioco perché in fondo quello è, anche se è un gioco, un sistema di giocare interattivo e innovativo, io ho qualche perplessità, anche perché sinceramente la prima impressione, solitamente è vero che è quella che conta, ma in alcuni casi è bene anche provare. Però la mia prima impressione, quando io mi sono trovata davanti eh, lo schermo di questo annuncio da parte di Nintendo. Sono rimasta un po' delusa, ecco. Vi dico la verità, ve la dico tutta fino in fondo: sono rimasta delusa perché io quella sera mi aspettavo qualcosa di ehm, cioè diverso da quello che è Nintendo Labo. Non vi dico innovativo perché Nintendo Labo è innovativo, ma mi aspettavo magari effettivamente una periferica, un annuncio di un gioco che nessuno magari si sarebbe aspettato su Nintendo Switch. Perché ragazzi, le notizie, come ben sapete e come vedete con noi tutti i venerdì sera, volano sempre ovunque, quindi non c'è più niente di segreto. Però magari annunciare. Qualche cosa al momento che effettivamente avrebbe fatto magari la gioia di adulti e di bambini, perché si parlava di adulti e di bambini, invece. Abbiamo oh. Cesare Sid che ci. In sì. questo momento, forse ripeti perché con il microfono, a me non mi sentiranno di sicuro. Eh? Pare non sia un semplice cartone, ma un super cartone pressato e tagliato a laser. Ma, molto interessante, mi eh, dicono grazie sì, per questo commento perché è veramente molto interessante questa idea no per carità adesso io magari ci scherzo sopra però io ripeto che perché lui continua a ripetere la perplessità è comunque una parola d'ordine ovviamente sì perché ovviamente la perplessità è una parola d'ordine perché comunque e io ripeto sempre in ogni commento non mi voglio sbilanciare più di tanto perché è una cosa che voglio provare effettivamente con mano ma mi lascia perplessa questo metodo di voler lanciare ulteriormente la console da parte di Nintendo. Per quanto ragazzi è una cosa che ha fatto un gran clamore perché anche le azioni in borsa di Nintendo, adesso andiamo sulla parte economica, hanno avuto veramente uno slancio incredibile. Oggi mi parlavano forse addirittura di un più 2%, qualcosa del genere. Però ehm, veramente come consumatrice finale, diciamo così, come utente finale, la cosa continua a lasciarmi in un certo senso con la mano in bocca. Non è detto che non lo... Proverò mai può essere che, magari, presa da un momento di estrema voglia di riprovare i giochi della mia infanzia. Io voglia comunque lanciarmi su Nintendo Labo. E io voglio sempre sapere anche i vostri commenti in merito perché da qui ad andare al 27 di aprile è lunga ma è anche corta perché se ci teniamo compagnia tutti insieme con i commenti in merito al mondo Nintendo e nello specifico Nintendo Labo sono certa che faremo più luce in merito ai nostri eventuali teorie e commenti che continuiamo a fare. Comunque chiudiamo qui il capitolo Nintendo Labo perché ce ne sarebbe da parlare veramente tantissimo perché no, ovviamente sì perché le nostre perplessità sono tante ma anche la curiosità è tanta io chiudo questa sera salutando tutti quelli che hanno commentato questo video vi ringrazio per aver speso anche solo un minuto per rimanere qui con noi a guardarci a vedere le nostre notizie a vedere il nostro unboxing io vi rimando nuovamente all'appuntamento di settimana prossima perché nel limite del possibile Faremo prima di tutto la nostra solita diretta generale e poi dopo mangiato nelle modalità che vi indicheremo con un posto dedicato faremo questa diretta di presentazione che ringrazio sempre Sid dalla pagina Sidarta Nintendo per averci dato questa bellissima opportunità per la nostra pagina. Ringrazio nuovamente anche Francesco Tinaglia del gruppo Nintendo Switch Gruppo Italiano per la possibilità dataci intanto di pubblicare video sul, direttamente sul gruppo ma anche per tutti gli annunci fatti fino ad oggi grazie a lui. Inoltre eh, vi segnalo se non vado errata Sid Correggimi se sto sbagliando, stasera ci sarà la presentazione del gruppo Nintendo Switch Gruppo Italiano sulla pagina Sid Art Nintendo. Quindi collegatevi tra le 9, credo le 9, tra le 9 e le 9 e mezza, poi Sid Correggimi ovviamente. Eh, collegatevi perché ci sarà uno speciale dedicato a che cos'è Nintendo Switch gruppo italiano per noi fans e per i creatori e ringrazio così ancora di nuovo Francesco Tinaglia ringrazio Simone Zingaro perché anche in via del tutto personale in settimana mi ha fatto un sacco di annunci mi ha detto un sacco di pareri anche su Nintendo Lab e sono convinta che ne avrebbe ancora tantissimi da avere in merito uno più simpatico dell'altro io vi ringrazio tutti quanti per essere stati con noi anche questa sera vi rimando alla prossima settimana con il doppio possibile appuntamento. Vi ricordo che questo video rimarrà in alto nella pagina per tutta la settimana e sarà disponibile inoltre anche su YouTube. Ciao ragazzi, buona serata!